Ma diciamo, è stato percepito come dire, un po' con rammarico, perché c'avevamo tutti gli elementi per farlo noi. Quindi, perché tra l'altro nella teoria della superconduttività c'è il fenomeno di Higgs anche lì dentro. E quindi perché non aver spinto queste analogie più avanti? In realtà, diciamo, il fenomeno di, diciamo, il trasferimento anche in fisica delle particelle, io credo, cioè, si parla solo di Higgs, ma bisogna parlare di Anderson, perché l'articolo di Anderson è di un anno prima, in cui lui si rende conto perfettamente dell'importanza che quest'altra parte, cioè noi c'eravamo concentrati sull'analogia con la superconduttività per generare queste masse, le masse dei fermioni, e poi però non ci eravamo occupati di vedere se c'erano cose analoghe in particelle delle altre, di altri aspetti della superconduttività. E invece questa analogia con quello che appunto poi è stato chiamato il fenomeno di Higgs, Anderson c'era arrivato, diciamo. E quindi, tra l'altro poi si chiama di Higgs, ma come succede sempre quando si danno i nomi, si fa qualche ingiustizia, perché c'era Englert e Braut che avevano... Tra l'altro l'articolo loro è di 2 mesi precedente a quello di X. Beh, Englert gli hanno dato il premio insieme a X. X è una persona estremamente gentile, estremamente, come dire, quello che non capisco è perché poi si sia un po' fermato, cioè lui... Perché gli hanno chiesto, no, recentemente, dice, ma lei dopo cosa ha fatto dopo l'articolo? Lui dice, ma dopo aver fatto un articolo così importante che potevo fare? E non ho fatto niente. Io ho cercato, in effetti dopo che lui ha dato questa risposta, effettivamente non ho trovato più i suoi articoli.